Riflettere sul ruolo e la posizione che un'istituzione storica dell'arte e della critica contemporanea, la Fondazione Filiberto e Bianca Minna, nata nel 1989 e dal 1994 ospitata negli spazi dell'ex Casa del Combattente, ha all'interno del tessuto urbano e socioculturale della città di Salerno, e anche celebrare i 30 anni di attività della Fondazione negli attuali spazi, sono le idee guida che hanno portato all'ideazione del progetto espositivo a cura di Giampaolo Cacciottolo e Massimo Maiorino, dal titolo Spleen, Salerno tra cultura e tessuto urbano, tre opere per la Fondazione Filiberto e Bianca Minna. Presentato questa mattina, 4 maggio, presso la sala conferenze della Fondazione, Spleen, realizzato con il sostegno di Save Iren e con il patrocinio del DISPAC, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno, si terrà dal 4 maggio al 30 giugno. Per la Fondazione Minna, presentare opere in luoghi significativi dell'arte e della storia di Salerno permette all'arte di dialogare con la dimensione urbana, tema questo da sempre al centro della riflessione critica e dell'azione culturale di Filiberto Minna, storico dell'arte italiano tra i più influenti del Novecento. Formatosi alla scuola di Giulio Carlo Arg, studioso di arte moderna, critico, curatore di mostre, docente universitario all'Università di Salerno e alla Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza di Roma. Il rapporto tra l'artista e la città moderna è trattato nella sua opera più significativa, Profezia di una società estetica del 1968, dove Minna, riprendendo le tesi di Baudelaire, espresse in particolare nei Petits Poèmes en Prose, scrive: «Per Baudelaire vivere nel presente significa entrare in una nuova realtà, prendere atto di una situazione profondamente mutata, in cui l'orizzonte dell'esistenza quotidiana non è più dalla natura, ma dalla città». L'autore francese affida quindi all'artista moderno il compito di vivere e rappresentare questo presente. Richiamando il rapporto immaginato da Baudelaire tra l'artista e la città moderna, Spleen include, spiegano i curatori della mostra, tre opere ambientali luminose pensate appositamente per la Fondazione Minna e ivi installate, nella speranza di costruire una sorta di spazio dove l'opera d'arte possa inserirsi silenziosamente e luminosamente nella struttura programmata della città e possa permettere di puntare l'attenzione della cittadinanza sull'esistenza di un luogo, la Fondazione Minna, molto spesso dimenticato, trascurato o addirittura ignorato. Realizzati da Davide Sgambaro, Marco Strappato e Collettivo DAMP, i progetti Site Specific verranno presentati in tre date diverse. Il lavoro di Davide Sgambaro, Either You Looking for a Brightness Season, è stato presentato oggi durante la conferenza stampa dedicata all'intero progetto. Alla stessa erano presenti, oltre ai curatori, Letizia Magaldi, presidente della Fondazione Minna, Francesco D'Acunto, presidente Save Iren, Francesco Morra, consigliere della provincia di Salerno, e la direttrice artistica della Fondazione Minna di Salerno, Stefania Giuliani, dell'Università degli Studi di Salerno. Il 24 maggio poi si terrà invece la presentazione dell'opera di Marco Strappato, Qui mi sento a casa, mentre è prevista per il 14 giugno quella di Hikikomori del collettivo DAMP. Sì, l'opera che presentiamo oggi è una seconda edizione di un'opera di Davide Sgambaro, che è un artista veneto di base a Torino, ed è, diciamo, una ricostruzione poetica di un faro dal quale viene appunto lanciato un codice Morse in segnali luminosi verso il mare, proprio perché l'idea è, in un momento storico molto difficile per tutti quanti noi, un momento di grandi derive, dove c'è bisogno di punti di riferimento stabili e di una certa importanza anche culturale, abbiamo pensato che un'opera del genere potesse in qualche modo centralizzare l'importanza della Fondazione Minna nel tessuto urbano e nel panorama culturale della città di Salerno. Questo lavoro è un lavoro luminoso che nasce con l'utilizzo di tre strobo, tre luci strobo, un po' a richiamare anche, diciamo, forse una delle luci che potrebbe più
entrare nell'immaginario delle generazioni, anche se vogliamo più giovani, quindi legate all'immaginario di festa. E in realtà le strobo sono programmate con una traccia di luci disegnata sopra il codice Morse, quindi punto linea, l'alfabeto punto linea, che racconta una frase, una parola. In questo contesto qui io ho utilizzato la lettera V, V di Venezia, ripetuta 4 volte, perché era diciamo il messaggio che utilizzava Radio Londra per introdurre un messaggio criptato per la resistenza. Facendo ciò, quindi, la luce ripete questa V per 4 volte e crea, e ripropone quindi quello che era il messaggio durante gli anni della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Accanto al programma espositivo di Spleen è previsto anche un convegno dal titolo Oltre il museo, curare ed esporre nello spazio pubblico, a cura dell'associazione studenti di ISPAC, un ciclo di proiezioni dello storico format Arte di Sera della Fondazione Minna e un calendario di laboratori didattici a cura di Rita Ventre. Il catalogo sarà invece presentato nell'autunno del 2024 insieme al documentario sull'intero progetto realizzato dal regista Elio Di Pace.